Pronto? Ma sei impazzita a chiamarmi a quest'ora? È l'alba! Sono appena salita con Paprika, sì. E stavo cercando di tornare a letto, visto le notti infernali che sto passando. Che succede? È successo qualcosa? Stai ritornando adesso dalla serata? Saperlo, venivo anch'io, sì, come no. No, io mi sto rimettendo a letto, dimmi, mamma, se, meno male che hai chiamato sul telefonino, non sul telefono di casa, perché mi svegli le ragazze e Marco. Sì, non mi sta a raccontare serata adesso, c'ho gli occhi che si chiudono, amica. Stai bene? No, 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 ascoltami, amica, ascolta, io ti voglio tanto bene dal cuore, tu lo sai, ma non, cioè, sei in taxi. E hai chiesto più o meno quanti soldi erano per arrivare a casa, ti mancano? E vuoi fermarti qui, che sei in zona? Ma io, beh, c'è il divano, meno male l'ho spazzolato perché ho detto dopo chissà che ora mi alzo. E almeno è pulito. Però pensa lei ai ragazzi, Marco, quando si alzano sul mio appoggiare, al mio coso, qua al mio trespolo, quando si alzano che ti vedono lì. Gioia. Io no, 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 no. Sono scesa col cane, col pigiama e la felpa su addirittura, anche se era buio. Perché lo sai che all'alba comunque c'è chi si sveglia qua. Non posso uscire fuori, no. A parte che i contanti in casa non ne tengo mai, lo sai. Sì, pago con la carta se vuoi, però. Cosa devo fare io con te, amico? Allora, scegli. O dice il tassista di fermarsi di là, apro col telecomando. E no, nemmeno, disturbo, li sveglio, che devo tirare su la tapparella. Toglio i ganci, io non posso scendere mica così a quest'ora. La gente già alle 5 tirano su il pettegole qua. No, che me ne frega se permetti. Dai, va bene, allora fatti lasciare qua. Hai in borsa le mie chiavi? Che ti ho sempre detto di tenere in borsa per ogni emergenza. Controlla. Sì, ma mi devi far dormire, no? Che vieni qua e mi racconti poi tutta la serata, me lo dici después, eh? Ce li hai, va bene. Dai, aspetto che vieni. Sul divano. L'ho anche appena sanificato, ho spruzzato tutto. E ricordati che sono in fase di trasloco, è pieno di scatoloni. Se devi andare in bagno, che? Non ci inciampare. Va bene, va bene. Sì. Poi quando mi riprendo, che è? Adesso mando un messaggio nel gruppo della mia famiglia, così sanno che sei qui, soprattutto le ragazze. Ma devi mangiare qui? Beh, non c'è problema, però sicuramente cucinerà Marco perché. Ho fatto l'ennesima notte completamente attiva. Quei dolori. Ma che mi dai tu la terapia? L'ho già fatta, secondo te? Va bene, dai, dai, ti aspetto. Ma non puoi andare da Rita, scusa, che è più vicina, vive sola? Ah, ti ha detto no, no, secco. E c'ha ragione. Ne combini sempre una, neanche avessi 20 anni. Dai, ma fra poco, non far casino, non urlare. Accertati che ti bastino i soldi, perché se no lo fai aspettare e riscendi giù tu a pagarlo con quello che ti do la carta. Quella c'ho. Contanti in casa non ne tengo. Va bene. Ciao, fra poco. Ah, fra poco, quanto ti manca?
Altri 10 minuti, va bene, aspetto. Dillini schiacciare un po' il pedale al tassista, che tanto quest'ora è libero. Sono stanca. Ciao, va che si muore di caldo di qui, eh. Altri posti non ne ho. Ah. Va bene. C'ho ancora un paio di litri, sì, perché? Cioè, vieni qui, vuoi bere ancora? Ma non ti senti già come straparli? Non come a me quando straparlo io, che per altre cose. Vabbè, va bene, amica, va bene. Quanta pazienza. A dopo, ciao, ciao, ciao. Questa volta.